Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise che oggi ci porta a Riccia, nella sala ricevimenti Ciocca per la seconda edizione del Galà delle Nozze. Tutti per gli sposi, per i futuri sposi in una notte qui al Galà delle Nozze. Allora entriamo nella nostra puntata e scopriamo tutti i protagonisti della seconda edizione del Galà delle Nozze. Fabio Di Stefano, wedding planner. Oggi siamo nella sala ricevimenti Ciocca per la seconda edizione del Galà delle Nozze. È una grande organizzazione, tante le coppie, futuri sposi per questa serata, per questi due giorni. Sì, siamo giunti alla seconda edizione. L'anno scorso è andata molto bene la manifestazione e quest'anno abbiamo pensato comunque di replicare la manifestazione. Ci siamo organizzati con due sfilate nella due giorni, nella kermesse dei due giorni, con due atelier diversi e nelle due serate abbiamo invitato, diciamo, i prossimi sposi in forma gratuita, nel senso che comunque hanno una cena di gala e un pranzo di gala domani e comunque saranno intervallati da una sfilata, da uno spettacolo, uno show, eccetera, eccetera. Quindi un vero e proprio pranzo, cena di matrimonio, in più con le chicche, come vediamo alle nostre spalle, questa bellissima passerella. Sì, la sala ricevimenti Ciocca ha organizzato un vero e proprio menù da matrimonio, anche per degustare le varie specialità, le varie chicche dello chef Luigi Rauso. E per il resto ci siamo organizzati in modo efficiente affinché gli ospiti che interverranno in questa manifestazione siano contenti soprattutto della location e poi dell'organizzazione. Fabio ha in mano una rivista, Planner Sposi Magazine, che cos'è? Allora, il magazine è una rivista che diamo gratuitamente, principalmente nelle fiere organizzate dalla Planner Sposi. E poi la troviamo in tutti i negozi e i fornitori che sono nel settore merceologico del wedding. Principalmente la rivista è un free innanzitutto. E ci sono tutti gli espositori con vari redazionali e articoli vari sempre nel mondo degli sposi, quindi interviste, le chicche sulle prossime sulle prossime coppie che vogliono sposarsi, per cui trovano un po' di tutto che riguarda quello del giorno del matrimonio. Appunto, organizzare un matrimonio non è facile, dagli sposi, la chiesa, le sale ricevimento, l'abito che per la sposa è fondamentale, e qui c'è tutto. Sì, oggigiorno innanzitutto siamo in un momento di crisi, per cui è pur vero che le coppie hanno difficoltà, si vogliono bene, però col problema del lavoro c'è proprio un problema economico in questo, per cui è vero che i matrimoni sono scesi, ma non perché le coppie non ci sono. Ci sono, ma aspettano un momento migliore, per cui è chiaro che in questo momento cerchiamo di migliorare e lavorare di qualità. Per cui nella rivista possiamo trovare tutti, diciamo, gli argomenti migliori e necessari affinché possano realizzare il giorno più bello che il loro matrimonio. Appunto, come dicevamo prima, telecamere spente, un matrimonio anche nella sua sobrietà ed eleganza può essere unico. Deve essere unico, ecco, ultimamente si sta cercando un attimo di, sempre conservando la maggior parte delle tradizioni possibili, perché siamo comunque in una regione in cui le tradizioni purtroppo vanno rispettate ed è giusto che sia così. Però nel contempo ormai anche la mia figura sta cercando comunque di portare una veste nuova, così un'innovazione che purtroppo prima non c'era, per cui cerchiamo di rendere unico quel matrimonio e di non restare sempre sulla tavola piatta, come dico io, cioè sempre sullo stesso settore come era prima. Allora, qui siamo alla sala ricevimenti Ciocca per la seconda edizione del Galà delle Nozze. Questa è una rivista non solo molisana, ma appunto un magazine nazionale e
Fabio Di Stefano lavora su tutto il territorio. Quante le fiere, quanti queste serate sono state organizzate in Molise? Sì, la Plan Expo si è presente ormai dal 2008, diciamo che abbiamo fatto una trentina di fiere in tutto il territorio regionale, qualcosa in Abruzzo, qualcosa in Puglia. Cerchiamo di lavorare di qualità, nella nostra massima umiltà, e cerchiamo nel proseguo degli anni di migliorare sempre di più, perché comunque, come dicevamo prima, è un momento difficile, per cui solo lavorando di qualità possiamo raggiungere i nostri obiettivi. Lavorando di qualità, poi ci sono gli sposi, una volta che sono passati da voi, dalla Planner Sposi, ringraziano e quindi sappiamo che c'è stato il successo. Sì, sì, la legge del marketing dice che un successo ne replica almeno 7, per cui seguiamo questa tradizione. Siamo nel cuore del Galà delle Nozze, la cucina della Sala Ricevimenti Ciocca, con lo chef Luigi Rauso e la chef Angela. Un ricco menù per questa serata e per il pranzo di domani. Per gli sposi, tante prelibatezze, tutte firmate Luigi ed Angela, tipica cucina molisana. Sì, ci manteniamo sempre sui prodotti locali, però ci teniamo sempre ai nostri prodotti. Come antipasti abbiamo preparato un culatello e un budino di parmigiano con un fiore di zucca croccante. Poi, come antipasto di pesce, abbiamo fatto involtini di calamaro con gambero e pure di fagioli, con pane croccante aromatizzato. Poi abbiamo fatto un primo piatto, le nostre rondelle, perché non devono mancare, perché le rondelle sono una specialità nostra, di me e mia moglie. Mia moglie le prepara, io le cucino. Poi un altro primo che facciamo, abbiamo fatto una chitarrina fatta in casa, giustamente facciamo tutti i prodotti fatti in casa, una chitarrina con gli spinaci, con porcini e guanciale, con ricotta secca scaglietti sopra. Poi abbiamo fatto il primo di pesce, abbiamo fatto dei caputi con un pesto di zucchine, con mandorle, seppioline e calamaretti e gamberi. Poi abbiamo fatto un secondo di carne, abbiamo fatto un filetto cotto a bassa temperatura con delle patate, un zoccolo di patate fatto al forno, e poi di pesce abbiamo preparato un turbante dorata con gamberone e asparagi. A noi qui in cucina sentiamo i profumi prelibati, vediamo insieme agli chef tanti aiuti cuoco. Tutti in famiglia, giustamente. Ovviamente. Noi curiamo il nostro ristorante in famiglia. Io, mia moglie, i miei figli, tutti lavoriamo tutti qua dentro. Cognati, cugini, zii, solo i familiari possono lavorare qua dentro. Mi sembra giusto, perché si porta avanti una tradizione. Abbiamo sentito prima anche sua figlia Loredana, ha detto che questo Ciocca va avanti. Ciocca era la nonna, sua madre, quindi va avanti la tradizione della famiglia. Sì, perché mia madre e mio padre hanno aperto questo locale nel 71. Nel 71 giustamente erano altri tempi che la gente aveva molta fame, giustamente pensavano a mangiare, e adesso vanno cercando un po' più cose, però noi ci dobbiamo mantenere sempre sulla tradizione. E mia madre e mio padre hanno fatto un sacco di sacrifici, perché in questo locale non c'era niente, niente, niente. Adesso c'è tutto, non manca quasi niente. Abbiamo completato con una suite dedicata agli sposi e cerchiamo in modo di fare sempre il nostro meglio, impegnandoci sempre a lavorare qua dentro con mia moglie e i miei figli. Ora siamo a febbraio, il Galà delle Nozze, si preparano le nozze per tanti sposi d'estate. Qui da Ciocca abbiamo una grande cucina, sale ricevimento all'interno e un villaggio all'esterno per l'estate. Sì, un villaggio soprattutto, il nostro punto ancora più forte, un punto all'occhiello, perché giustamente in estate ci vengono a trovare un po' tutto il Molise, ci vengono a trovare perché fa caldo, c'è le piscine, si fanno i bagni, c'è una pizzeria, possono mangiare un arrosto fatto alla brace, degustare la pizza, possono fare di tutto, possono svariare insomma. Abbiamo sentito il menù di questa sera, però abbiamo visto anche Loredana ci ha fatto vedere, ci sono tanti altri piatti, antipasti, primi, secondi, quindi gli sposi, ma non solo gli sposi, anche chi deve fare la comunione, un battesimo, tanti altri eventi, Laura, sì. Può scegliere tra tantissime pietanze, ricordiamolo, locali. Sì, soprattutto, perché ho detto, la pasta la facciamo noi, la carne, cerchiamo sempre la carne locale, giustamente andiamo a prendere dove ci riforniamo, insomma, teniamo sempre i prodotti, anche i salami e tutto il resto. Ci teniamo anche per, curiamo anche battesimi, comunioni, banchetti, compleanni, adesso anniversari, qualsiasi festa.
qualsiasi festa. Angela è contenta di avere i figli che si stanno specializzando e che restano, c'è anche il figlio da qualche parte, 17enne, che lavora in cucina. Sì, sì, lavora in cucina con noi, con la mamma e il papà. Contenti insieme di portare avanti questa tradizione? Sì, sì, sì. Mia figlia si sta laureando in economia e turismo e l'altro figlio fa una scuola alberghiera. Giustamente cerchiamo in modo di avviarli su una strada di lavoro, insomma. Ci diamo il lavoro. Ci vogliono un po' male perché gli diamo il lavoro. Bene, così. C'è l'ultima che è piccola, va alla scuola, però... Anche lei su questa scia, assolutamente. Speriamo.